Allora, oggi vi racconto una storia che secondo me è molto avvincente, in cui la statistica ha avuto un ruolo fondamentale e cercherò anche di spiegarvi come il mio lavoro di ricerca in statistica si inserisca in questa storia. Supponiamo di essere in un bosco e di prendere nota degli animali che incontriamo. Ad esempio, potremmo incontrare un coniglio, uno scoiattolo, un altro coniglio e così via. A questo punto, con quale probabilità il prossimo animale che incontreremo sarà un animale di una nuova specie, cioè di una specie che non abbiamo ancora incontrato? Questo è un problema molto semplice da presentare, ma decisamente meno semplice da risolvere. La difficoltà sta nel fatto che, a parte i pochi animali che abbiamo incontrato, non sappiamo nulla del resto delle specie animali che abitano nel bosco. Ecco, un metodo che permette di dare una risposta precisa a questo problema consiste proprio nel formulare un'ipotesi sulla popolazione degli animali che abitano nel bosco, quindi su una popolazione che non conosciamo, e poi di aggiornare questa ipotesi iniziale in base all'osservazione dei primi animali che abbiamo incontrato. Questo si chiama metodo bayesiano e deve il suo nome a Thomas Bayes, che era un matematico vissuto nel XVIII secolo. Ma in questo contesto è stato introdotto solo di recente e mi fa piacere sottolineare che un importante contributo arriva proprio dal gruppo di statistica di Torino. Allora, il protagonista della storia che vi racconto è Alan Turing. Era un matematico, oggi lo consideriamo il padre dell'informatica, e quello che ci interessa in questa presentazione è che fu anche un decifratore di codici. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, lavorò per il governo inglese a Bletchley Park, dove era a capo del gruppo di crittoanalisi, cioè un gruppo di scienziati che aveva come scopo quello di decifrare i messaggi dei nemici. Quella che vedete non è una semplice macchina da scrivere, ma è una macchina molto più complessa, si chiama Enigma, e veniva utilizzata dalla Marina Militare tedesca per cifrare i propri messaggi radio, in modo che se anche fossero stati intercettati dai nemici, comunque sarebbero risultati incomprensibili. La stessa macchina si poteva utilizzare per decifrare i messaggi, ma solo a condizione che si conoscessero le giuste impostazioni della macchina. Infatti, ad ogni impostazione della macchina corrisponde un diverso codice. Gli inglesi erano in possesso di questa macchina, quindi in teoria avrebbero potuto decifrare i messaggi, ma il numero di possibili impostazioni della macchina era grandissimo, e quindi decifrare Enigma sembrava una sfida impossibile. Oggi potremmo dire che era una sfida adatta a una mente, geniale come quella di Turing. Allora, questo numero mostruoso è proprio il numero di possibili combinazioni di una macchina Enigma. Pensate che se tutta la popolazione inglese dell'epoca avesse lavorato a tempo pieno per cercare di verificare le impostazioni di Enigma, ci sarebbero voluti comunque più di 90 anni. Invece il tempo a disposizione era di sole 24 ore, perché i tedeschi cambiavano le impostazioni di Enigma una volta al giorno. Allora, Turing per decifrare questo codice costruì una macchina che battezzò la bomba. Dovete immaginarvela come molto ingombrante e molto rumorosa. Questa macchina era in grado di verificare numerose impostazioni della macchina Enigma in un breve periodo di tempo. Era una macchina prodigiosa, ma da sola non bastava. E così Turing e la sua squadra svilupparono dei metodi statistici che permettessero sostanzialmente di ridurre la mole di lavoro da affidare alla macchina bomba. Ecco, la combinazione di queste due cose, cioè la bomba e la statistica, portò a decifrare Enigma. Oggi gli storici ci dicono che aver decifrato Enigma ha avuto un ruolo decisivo nel far sì che la Seconda Guerra Mondiale avesse una durata più breve. Quindi il successo di Turing ebbe un impatto veramente importante sulla vita delle persone. Allora vorrei soffermarmi su un dettaglio della macchina Enigma, ovvero su questi tre rotori. La posizione iniziale di questi tre rotori in Enigma veniva decisa in base ad una password di tre lettere. E per Turing risultava cruciale poter determinare in modo preciso con che probabilità una password già utilizzata potesse essere riusata. Possiamo riformulare questo problema in termini leggermente diversi, cioè in termini complementari, ovvero ci domandiamo con che probabilità la prossima password che verrà utilizzata sarà una password nuova. Beh, ma presentato così, il problema ricorda molto da vicino quello di scoprire una nuova specie animale che abbiamo visto poco fa. E in effetti si tratta dello stesso problema in due contesti diversi. Allora, Turing ebbe un'intuizione. Per valutare in modo adeguato la probabilità che il prossimo animale che incontreremo sarà un animale di una specie nuova, possiamo utilizzare il numero di specie che abbiamo osservato esattamente una volta, e soltanto una volta. Applicando questa formula all'esempio degli animali che abbiamo visto in precedenza, dove c'erano solo due specie osservate esattamente una volta, cioè lo scoiattolo e la volpe, arriveremmo a determinare, a stimare la probabilità di osservare una nuova specie con il valore di un quarto. Questo metodo si chiama metodo di Good-Turing. Good era un collaboratore di Turing a Bletchley ed è un bell'esempio di come un metodo sviluppato per risolvere un particolare problema sia poi stato utilizzato in settori scientifici
completamente scollegati dal problema di partenza, come ad esempio la genetica, la linguistica e la bioinformatica. Allora abbiamo da una parte il metodo bayesiano, dall'altra il metodo di Turing, e sono due metodi che sono stati sviluppati per rispondere ad uno stesso problema. Abbiamo visto però che i due metodi hanno alle spalle due storie completamente diverse. Ecco, io ho cercato di individuare se esiste un legame tra questi due metodi, che finora sono stati trattati come approcci scientifici completamente separati. E un motivo c'è, perché in effetti questi due metodi hanno diversi funzionamenti. In generale il metodo bayesiano risulta più affidabile, mentre il metodo di Turing è semplice da applicare ma soffre di alcuni problemi tecnici su cui tornerò tra un attimo. Allora mi sono domandato cosa succede quando il numero degli animali che abbiamo osservato cresce e idealmente diventa molto grande. Beh, diciamo che è quasi sorprendente scoprire che in questo caso i due metodi risultano esattamente equivalenti. In questo modo ho individuato un primo legame tra il mondo di Turing e il mondo bayesiano, che fino ad ora erano stati trattati in modo separato. Allora, questa equivalenza cosa ci dice? Beh, ci dice che abbiamo una nuova via, un nuovo modo per ricavare il metodo di Good Turing. È interessante perché, partendo dal metodo bayesiano, che è un metodo, diciamo, dal punto di vista matematico molto rigoroso, riusciamo in qualche senso a ricavare, cioè a riscoprire, quella che fu l'intuizione di Turing durante la Seconda Guerra Mondiale. Aver scoperto questa equivalenza è anche utile perché suggerisce un modo molto semplice di modificare il metodo di Turing in modo da evitare quei piccoli problemi tecnici di cui vi parlavo. La mia storia finisce qui, vi ringrazio. Thank you.